paddock gremito, motori al massimo della potenza allo spegnersi del semaforo, bagarre, giovani piloti di belle speranze e personaggi di caratura mondiale, Kevin Manfredi impegnato nella 600, gare tiratissime per conquistare il primato e difendere la posizione, due giorni intensi per il round 2 dei trofei MP Dynasty Exhaust. Ancora una volta lo show è servito in un caleidoscopio di colori, profumo di benzina con sottofondo la musica dei motori. Un torneo per tutte le età, dai giovanissimi della Mini GP ai piloti esperti della 1000, con un unico denominatore, passione, adrenalina e divertimento. Il circuito di Varano, incastonato nella Valceno come arena per i protagonisti della sfida 2020. Siamo pronti a spegnere i semafori e a far scorrere l'adrenalina! Eccoci qui ai nastri di partenza sulla griglia di quella che è la 1000 con la grandissima pole position da parte di un super Brugnone che ha chiuso e stampato la pole con un tempo stratosferico in 1:07.969. Al secondo posto super Walter Bartolini che ha chiuso in 1:08.084. Walter, veterano delle corse, estrazione off-road, grande specialista anche delle Super Twins. A chiudere la prima fila troviamo Perry che ha chiuso in 1:08.798. Per il numero 41 che va a chiudere la prima fila c'è un distacco abbastanza interessante dei primi due, si tratta quasi di un secondo rispetto a Brugnone, ma siamo sicuri che imperverserà e che proverà in qualsiasi maniera a dare del filo da torcere sia Brugnone sia Bartolini. La seconda fila si apre con Malfatto che ha chiuso in 1:09.121 con il numero 10. Malfatto proverà anche lui ad insidiare probabilmente Perry. A fianco a Malfatto c'è Giglioli. D'Ambrosio ha chiuso in 1:09.408 il suo miglior giro, il best lap. Terza fila per Super Bocelli che ha chiuso in 1:09.493. Sono veramente pochi, 85 millesimi che dividono il numero 180 Bocelli da D'Ambrosio. Cercherà anche lui in qualche maniera di infilarsi, di insidiarsi in quella che può essere una gara interessante anche per lo stesso Bocelli che parte capofila della terza al settimo posto. Al suo fianco Vocaturi 1:10.115 per il numero 65. Vocaturi parte ottavo alle spalle dello stesso Bocelli affiancando Mancuso. Quarta fila che si apre con Mozzachiodi che ha chiuso in 1:10.234 il suo miglior giro. Qui siamo veramente distaccati di 30 millesimi tra la nona e la decima piazza e quindi ci sarà veramente del filo da torcere che può essere sicuramente dato anche da Cristini che ha provato a spiegare, proverà a spiegare poi ai microfoni con Super Nilo quelle che sono state le problematiche, quelle che possono essere le aspettative in vista di una gara che si presenta importante ed interessante anche perché è il penultimo step prima poi della pausa invernale. La quarta fila viene chiusa da Orofino, Bagana a chiudere la quinta fila, o meglio aprirla e chiuderla poi in ultima posizione, in tredicesima, in 1:19.067. Lascio la linea al Super Milo che andrà ad intervistare i ragazzi che sono pronti prima di partire, poi scatenate l'inferno e ci sarà tanta bagarre. Io sono nel box numero 19 con Walter Bartolini. Walter, come sì. Sono andate le prove libere di questa mattina? Bene, dai, abbiamo provato due o tre mappature, abbiamo migliorato un po' la moto e sono andate bene. Adesso abbiamo le qualifiche fra mezz'ora, dopo vediamo perché ci sono anche delle wild card oggi, allora vediamo un po' come andare. Speriamo andare bene. Beh, come tutte le gare, si cerca di fare il massimo. E il fatto che parto in seconda fila è un po' penalizzante, però adesso intanto proviamo a migliorare che c'è il secondo turno di prova. Sono soddisfatto che la moto l'abbiamo sistemata bene
mi piace. E abbiamo fatto qualche errorino nelle prove, appunto, però l'importante è la gara. Bene, dai, ci vediamo al parco chiuso, Massimo, grazie. Ciao. Stavi dicendo che sono caduti, sei caduto tu? Sì, nella Q2 di oggi, i primi tre in campionato ci siamo stesi tutti e tre, Bartolini e Bocelli sono presi dentro. Io sono cascato... Lui è Giampaolo Cristini. Sono cascato nell'entrare in rettilineo, è un weekend nero, disastro. E mi spiace perché abbiamo fatto i test domenica scorsa, siamo andati forte, ma forte davvero. Dopo l'ultimo stint sono caduto e oggi, tra ieri e oggi non... Ma già ieri che ti ho incontrato, visto che c'era qualcosa che non andava. Cioè, l'importante è che sei a posto. Grazie, sei sempre gentile. Grazie Giampaolo. Sì, peccato per ieri che abbiamo avuto dei problemi fisici che non ci hanno permesso di fare la prima qualifica. Stamattina siamo riusciti a girare, grazie al team che ha fatto un ottimo lavoro, MP che ci ha fornito del materiale apposito per questa pista. Siamo riusciti a aggiudicarci comunque un terzo posto in griglia, speriamo poi di tenere tutta la gara, adesso è l'unica incognita che ci resta. E dopo una buona partenza speriamo solo nei problemi che siano risolti del tutto. Grazie mille. Ma la moto è a posto al 100%? La moto sì, la sento bene, sembra a posto, non abbiamo girato molto, abbiamo fatto solo qualche giro di qualifica per portare a casa la posizione e speriamo che tutto funzioni per tutta gara. Beh, del resto hai un team che fa sempre un grande lavoro. Questo sicuramente, come potete vedere abbiamo un ottimo box, un'ottima organizzazione e la moto sembra competitiva adesso. Bene, grazie Gabriele. Grazie a voi. Ben ritrovati sempre nel circuito di Varano, qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui anche perché siamo a commentare le mille, Andre, gara importante, interessante. Sì, la classe regina, regina del moto estate. Quindi... l'informatissimo, ricordiamo che parte Brugnone in pole position, Bartolini, si accendono e si spengono i semafori, Andre, la partenza. Vediamo, tutti abbastanza puliti, abbastanza tutti abbastanza comodi. Puliti, però vedo che ha lasciato bene i freni. E si è portato subito al comando. Wow! Niente. Bella. Subito la prima S affrontata bene. Christian Brugnone partiva dalla pole position, Andre, in 1:07.969, al suo fianco Bartolini 1:08.084, meno di un decimo, vuol dire che questi due se le daranno di santa ragione. Sì, anche se vedo Bartolini un po' indietro, nei primi tre non lo vedo in questo momento, quindi... infatti Bartolini non ha avuto un grande spunto. Perri terzo, quarto Malfatto, Giglioli e D'Ambrosio a completare quella che era la griglia di partenza ormai, Andre, che si è andata un po' a dissipare visto che abbiamo già questa scanalatura. Malfatto secondo, vedo qui con Giampaolo Cristini che sai, ho avuto modo di apprezzare le interviste di Milo nel pre, parlava Bartolini ad esempio, ha detto che ha fatto bene le libere, si attendeva molto anche dalla qualifica, effettivamente si trovava secondo a uno sputo dalla pole position, dal pole man, mentre stanno per ultimare il primo giro e così iniziamo anche ad avere un po' i riferimenti, un po' la classifica che ci dice appunto Brugnone. Bartolini è quarto, avevi ragione, ha avuto uno spunto non proprio eccelso Bartolini. No, però la gara è lunga, lui è un pilota che è un martello e quindi sicuramente verrà su. Ti ho richiesto per questo, certo. Conoscenza del moto estate a 360 gradi. Sì, piccola parentesi anche su Gabriele Perri, mentre intanto vediamo proprio Bartolini che prova ad infilarlo, ci riesce, Andre, cosa dici? Forse sì, quasi, è una moto che davvero... Sì, più che performante, ha una moto che riesce a girare dentro nei parcheggi, dico io, perché è molto facile da guidare, molto agile e lui si trova benissimo con quella moto. Sai che Gabriele Perri si è classificato in terza posizione, contentissimo perché diceva avevo una marea di problemi fisici, ma il team mi ha aiutato tantissimo per migliorare quella che è stata la mia performance. Quindi io ti chiedo... Sì. Con gli appositi giusti rimedi, grandi aiuti che ad esempio ha ricevuto Gabriele Perri, sì, si può migliorare una situazione complicata, ad esempio anche all'interno dello stesso weekend? Assolutamente sì, i team sono fatti proprio per quello, per agevolare, capire le problematiche al momento del pilota e ti danno comunque una mano e cercano di capire
dove andare a migliorare, cosa sistemare. Poi dopo sta un po' nella bravura anche della comunicazione del pilota di dire capire quale quale problema e riuscire poi a metterlo a posto, a metterlo in pratica. Mentre Andrea, siamo già al terzo giro, Brugnone sembra prendere un po' di spazio tra lui, Malfatto e Bartolini. Io penso che tra un po' Bartolini proverà a mettersi alle spalle Malfatto per andare ad inseguire Brugnone. Sì, è quello che deve fare, perché se riesce a, diciamo, a passare Malfatto, poi è la strada per andare a provare a prendere il primo. Questo è quello che deve fare Bartolini, che vediamo adesso inquadrato, ma mi sembra, vedi, già in eccolo questo punto lì, come si sta già avvicinando. Esatto, guarda, eccolo lì, qua. Lo infila facile, sembra facile ma non lo è. Proprio Luca Malfatto, che si trova in questo momento in terza posizione, quando andranno probabilmente a tagliare il traguardo del terzo giro, Andre, con Vocaturi, che abbiamo visto prima impelagato con il... lo problema tra virgolette Mancuso, non riuscendolo a sorpassare. Ti ricordo, Andre, che sì, nella prima tappa di Varano, quella sì, del 26 luglio, visse proprio Bartolini con alle spalle Cristini e poi ci fu terzo Bocelli. Sì. Invece nella categoria stock abbiamo imparato, sì, a dover fare questa distinzione. Sì. È stato Mozzacchiodi, esatto, che in questo momento si trova in decima posizione, a cogliere quella che è stata un po' la vittoria con i propri 25 punti. Sì, esatto, e c'è questa doppia classifica. In realtà sì, sono in pochi, perché se andiamo a vedere sì, sono tre, sono Mozzacchiodi, Bagana e Mestrinier, esatto, a comporre quella che è poi la classifica. Esatto, Andre, esatto, ti chiedo le difficoltà in una mille. L'abbiamo fatto questo ragionamento per le 300, per le 600, eccolo qui Vocaturi, Andre, che prova intanto ad entrare. Non ce la fa. Allora, non ci riesce. Problematica della mille esiste sia il calo delle gomme, cosa che nella 300 appunto non troviamo, nella 600 un po' meno, nella 1000 sicuramente c'è il calo delle gomme. Ma non solo, la 1000 è una moto molto fisica, e in questa pista sicuramente non è amica, perché è una pista dove non hai mai un attimo di respiro, sei sempre affannato, sei sempre alla rincorsa, anche sul dritto non è dritto. Sai, Andre, che li ho visti nelle interviste che ha fatto lo straordinario Milo pre-gara, sì? Si vedevano proprio i ragazzi, terminate le qualifiche, stremati anche fisicamente. Sì. Poi faceva comunque un weekend molto caldo, 30 e passa gradi. Sì, hanno parlato un po' di questo, tanta attenzione Cristini, vediamo se riesce ad infilare Bocelli, che probabilmente gli si è posto di fronte davanti. Sì, Bocelli si è messo davanti. Bella questa sfida tra Cristini e Bocelli, vediamo alla fine chi riuscirà vincitore da questo match. Anche Cristini ha parlato prima delle gare, ma intanto andiamo a vedere ancora con Vocaturi. Attenzione, infilato doppio, da due. Doppio. Anche Mozzacchiodi non è che ha qualche problema, ti chiedo. A questo punto mi viene da pensare che... un sorpasso troppo facile, neanche sì, in una posizione così. Sembra quasi che si sia voluto scansare volutamente. Sembra, a vederla così, insomma, quando ti passano in due e non controbatti subito, potrebbe esserci qualche problema. Guarda lì qui intanto come imperversa la lotta con Malfatto e Perry, che cercheranno entrambi di darsene di santa ragione, con Perry che è stato non scavalcato da Malfatto ma in precedenza da Bartolini. Si è creata una bella frattura, Andre, è un 2-2, sì, diciamo, sì. Bartolini-Brugnone, con Bartolini che sta cercando adesso di insidiare Brugnone, dall'altra parte Malfatto Perry, eccoli qua. Quinto giro che viene ultimato. Io secondo vedo me sempre più vicino Bartolini, se le iniziano a dare di santa ragione. Secondo me sta arrivando su molto rapido. Purtroppo non abbiamo i tempi live, abbiamo i raffronti cronometrici, esatto, per capire a tutti gli effetti cosa sta succedendo. Però vedo anche Bocelli, sì, che sta venendo su bene, perché appunto Bocelli l'ha preso Bartolini, clamoroso, sì, nel giro. E allora ti chiedo a questo punto, tu che sei uno stratega anche delle moto, sì, ti chiedo che cosa faresti se fossi in Brugnone. Lo faresti passare, mamma Bartolini, quante se ne stanno dando questi due, che spettacolo straordinario. Ti dico, se fossi tu la lepre, quello che scappa, sì, cosa fai? Ti lasci passare e poi lo studi alle spalle, oppure provi in qualche maniera a resistere? Dipende quanto sei sicuro, quanto ne hai di più. In questo caso mi sembra che Bartolini stia venendo su molto aggressivo, molto forte. Mamma quindi, mia, ragazzi, vedi, ci sta provando in tutte le maniere, esatto, a passarlo. Il problema è che se si mette davanti, poi impone il suo ritmo,
da martello. Sì, e poi dopo tocca solamente seguirlo. Bello, e... però posso dirti una cosa, Andre? Mi sembra che nella prima parte di giro, nella prima parte Bartolini ne abbia di più, ma Brugnone sappia rispondere nella seconda parte, perché ad esempio lo ha allontanato prima. Intanto qui altra lotta che è imperversa tra Malfatto e Perry. Perry che si sta sempre di più avvicinando a Malfatto. Vocatori. Problema. Vedi, e lo avevamo visto. Hai c'era visto? Un problema, c'era un problema. Ragazzi, questo è lo spettacolo di avere di fronte di fianco un professionista che mi sa spiegare i problemi dei piloti. Vocatori che probabilmente poi nel parco chiuso ci spiegherà tutto. Oh mamma mia, Bartolini, dove e l'ho passato. Mamma mia, cosa ha fatto Bartolini qui? Un applauso se lo merita. Sì, è stato bravo. Ma qui è andato proprio di cattiveria, eh. Chi ti ha ricordato dei piloti attuali che si vedono in giro della MotoGP? di cattiveria. È un po' un Marquez, dai. Io non volevo dirtelo, io ti dico la verità. Io stravedo per Marquez, lo so, magari mi faccio nemico qualcuno. No, però vabbè. Mi è sembrato proprio con quella cattiveria dentro. È entrato deciso. Ma ti posso dire anche che Malfatto e Perry se le stanno dando di santa ragione. Tu riconosci questi due ragazzi? Sì, beh, diciamo che nel paddock ci si conosce un po' tutti. Poi con qualcuno sei più o meno amico. Però, come ti dicevo, il MotoEstate è bello perché è una grande famiglia. Questa è la cosa più importante. Io ho imparato ad apprezzare da poco tempo, ma questa è una cosa molto interessante. Si sono creati in realtà tre attenzione. Scavalcato Cristini da Giglioli. Cristini scavalcato da Giglioli quando siamo praticamente a metà gara, ma ci stiamo divertendo come dei pazzi. Sì. La gara bella, perché ci sono tanti sorpassi. E adesso tra un po', secondo me, andremo ad indugiare su Bartolini con Brugnone, perché dobbiamo capire se Brugnone ne ha per restargli attaccato. Un po' come Perry, sta provando a rimanere attaccato a Malfatto. Sì, anche perché, come dicevi te, Bartolini è avvantaggiato nell'ultima parte guidata, e ti spiego anche il perché. Ha una moto che, a differenza di tutte le altre, è una moto che hanno costruito loro, quindi è una moto assolutamente artigianale. Usano un... che ha dei pregi e dei difetti. Ha dei pregi e dei difetti. I difetti sono che, per esempio, in quest'ultima parte, quindi qua sul rettilineo, sulla parte diciamo veloce, la moto non va forte perché ha un motore con meno cavalli delle altre, ma nello stesso tempo è molto avvantaggiata in tutta la parte guidata. Quindi rivediamo intanto la partenza, e l'avevi sottolineato, e io per questo ripeto che mi sono affiancato chiedendo espressamente di Andrea Tomio, perché lui aveva visto la partenza negativa da parte di Walter Bartolini, che infatti da secondo si è trovato quarto, poi però ha deciso di sorpassarli un po' tutti. Certo. Cristini alla stessa maniera, che partiva undicesimo. Quindi Andrea qualifica non proprio irreprensibile. Fino a qualche giro fa si trovava in sesta posizione in piena bagarre con Bocelli anche, ad esempio. Quindi vuol dire che già c'è stato uno step, un miglioramento rispetto a ieri. Assolutamente. Qua questa siamo è la partenza con Perry. Sì, si può vedere. Wow, Perry l'ha fatto benissimo. Però hai visto la zampata da parte di Brugnone. Ma Perry si era messo in seconda posizione, poi c'è stato Malfatto che lo ha scavalcato. Eccolo qua, infatti. Che belle però queste. E qui andiamo di slow motion. E qui ti chiedo: sì, se avessimo uno slow motion adesso, che siamo al nono decimo giro, vedremmo già la performance o comunque il degrado della gomma? Probabilmente sì, perché allora bisogna vedere poi che tipo di scelta hanno fatto sulle gomme. Qua, essendo gomma libera, possono scegliere sia il marchio sia la mescola. Quindi, sai, è tutto da vedere. Il bello dello slow motion è che si può apprezzare gli stili di guida diversi. Quindi uno come Bartolini, che è un po' quello che dicevamo anche della 300 e della 600, che banalmente ognuno interpreta un po' come ha le caratteristiche sue, ad esempio la curva. Esatto. Io parlo sempre da profano e faccio delle domande magari stupidine, ma che però possono servire a tutti quanti. Sì, assolutamente. Bartolini è un pilota che ha tantissima esperienza, ma ricordiamo che arriva dal motocross, quindi ha una guida molto sulla moto. È un po' old style, come si dice, no? Quindi non si butta tanto fuori col corpo, ma vediamo che a tutti gli effetti non è così redditizio a questo punto, perché è davanti lui, quindi ha ragione lui in questo caso. E come fai a dargli torto? Il nostro Andrea Tomio? Intanto stiamo guardando un po' di slow motion. Questo è Bocelli, ad esempio, che si è trovato invischiato prima in quella bagarre con Cristini, che ha avuto uno spunto interessante in partenza. Adesso Bocelli si trova in sesta posizione, vediamo se riesce poi a tenerla questa posizione. Ricordiamo anche, Andre, che Vocaturi poi
capiremo nel parco chiuso come mai abbia avuto quel problema, sì. Ma ha avuto qualche problemino perché abbiamo visto essere scalzato da due moto e poi si è ritirato, certo. Andiamo live intanto con Bartolini, anzi quello era Brugnone che sì. Sta cercando. Adesso siamo in sella con Bartolini. In sella con Bartolini, ma ti chiedo, ci sono già doppiati? Perché mi sembra di vedere qualche moto di fronte a Bartolini. Se Bartolini è primo, sicuramente inizia a esserci già qualche doppiato. Guarda, bisogna stare attenti alle bandiere blu. Se non vediamo bandiere blu, oppure Brugnone che ha scavalcato Bartolini? No, non è possibile, non penso. Io penso che sia un doppiato quello là davanti. Però Brugnone non si è così tanto allontanato. No, Andrea, no. Pensavamo, vista quel sorpasso, quell'ira di rabbia da parte di Walter Bartolini, invece è rimasto lì. Beh, ma fa bene rimanere lì perché deve cercare a tutti i costi di difendere intanto una seconda posizione, ma perché no di provare anche a mettersi davanti. Sì, comunque era un doppiato, eh? Sì, anche perché Cristian Brugnone nella prima gara, quella del primo weekend di Varano, ha collezionato 0 punti, quindi cerca comunque di rimanere perlomeno di lottare per quella seconda posizione. Quello che si vede lì è un doppiato. Esatto, e soprattutto Brugnone ha ricucito lo strappo con Bartolini. Sembrava che fosse scappato, è lì. Altra sfida, Malfatto Perry, si stanno divertendo come i pazzi. Non ti chiedo un pronostico, te lo chiedo verso la fine perché mi sembra, e quello era il doppiato, l'ha scavalcato agevolmente, perso anche Perry. Ti chiedo dopo un bel pronostico perché mi sembra che qui un pronostico possa essere molto interessante. Intanto Giampaolo Cristini, settima posizione, anche lui, Andre, sembrava fossero scappati quelli davanti, però io ho l'impressione che non siano così tanto agevolati da questa fuga, anzi Cristini secondo me può anche andare a riprenderli. Assolutamente sì. Anche perché mancano 6 giri, appunto, ma se giri dal decimo in giro in poi potrebbe esserci un po' il degrado gomme, quindi bisogna vedere come si sono cautelate, esatto. Come le hanno conservate, chi le ha conservate meglio adesso può. Mamma, Brugnone ha un passo da Bartolini, è molto vicino. Guarda qui anche come affronta la curva Bartolini, chicane, si entra, finisce il decimo giro, si entra nell'undicesimo. Adesso questi due ci fanno divertire, non è lontano, sicuro, non è lontano per niente, Andre. E si conferma però questo tratto distintivo della prima parte, molto bene Bartolini, esatto. Seconda parte Brugnone sembra che riesca a rientrare in maniera anche abbastanza comoda. Esatto, quindi questo un po' incoraggia Brugnone e probabilmente dai box staranno segnando a Bartolini. Guarda, stai che qua attento che ce l'hai, sta arrivando, dietro, non sta è arrivando. Oh, no, incredibile, probabilmente un errore per Cristian Brugnone, un guasto. No, ci perdiamo quello che è uno dei grandi protagonisti di questa gara, quel di Varano, Brugnone, che partiva dalla pole position in 1.08 969. Peccato perché è un altro zero oltre a quello. Peccato, è già, se uno poi va a fare il compare su quello che stava dando, anche perché io ti ripeto, mi sembrava che Brugnone lo stesse studiando in qualche maniera Bartolini, capire dove passarlo, quando passarlo, certo. A questo punto o comunque anche un secondo posto era molto buono, interessante. Sono 20 punti, sono chiedo 20 Andre punti. Sai, certo. Magari non puoi rimetterti nella... A questo punto Bartolini è da solo, guarda qua, c'è un'autostrada messo dietro di c'è sé. C'è un'autostrada, Bartolini, e adesso la sfida vera è quella tra Malfatto e Perry. A questo punto, per chi si aggiudicherà il secondo posto, andiamo con Perry, la sua moto che scoda probabilmente, ma che si trova di fronte a Malfatto. Questi due ci potranno far divertire, però Andre, io ti dico veramente che peccato. Che peccato, è un peccato, perché insomma le gare si vincono sempre in pista, è sempre un peccato. Anche per un pilota, ti anche chiedo, per, guarda, a me è capitato un anno di... Cos'era? Questo l'anno... ragazzi, fermi perché è il momento a Marcord. L'anno scorso è successo che il mio diretto avversario a una delle ultime gare Non gli partisse più la moto. E quindi. Ma gli si è spenta. In griglia di partenza, non è più partita. A me è dispiaciuto perché praticamente bastava che io arrivassi al traguardo e avevo vinto il campionato. Ma non mi sono divertito. Non hai avuto quella. Cioè, non è stato bello. E quindi l'avrei fatta di più in pista, no? Sperato, esatto. Che fosse lì con te. Intanto siamo. Guarda, con Cristini io non vedo più nessuno davanti. Allora, le cose sono due: o Cristini ha scavalcato Giglioli e Bocelli, non lo sappiamo, o lo hanno distaccato in maniera clamorosa. Adesso aspettiamo anche il raffronto cronometrico, mentre Bartolini evidentemente deve solo gestire la situazione. Gestisce, probabilmente andrà anche un po' più piano, probabilmente. Speriamo, perché non ha senso rischiare. Non avrebbe senso rischiare. Andiamo anche a fare un paio di calcoli. E probabilmente, se finisse così, Bartolini con 50 punti,
Si potrebbe, no, però attenzione, no Andre, perché nella perché prossima loro... Cervesina, esatto, hanno la doppia. Quindi loro hanno la doppia e non è ancora. Beh, a questo punto comunque, comunque a prescindere Bartolini dovrebbe comunque gestire e certo, andare in gestione. Certo. Penso che per un pilota della sua esperienza possa essere la cosa, sì, più semplice. Intanto Perri alle spalle di Malfatto sempre. Ecco, se c'è uno che sta provando a studiarlo, probabilmente chi se non Perri, che è dietro da... da quanti giri? Probabilmente da una marea di giri. Sì, da tantissimi. Beh, c'è anche da dire che Perri dalla quarta posizione con l'uscita di come si chiama? Di Brugnone si è trovato in terza posizione. Un po' casualmente. Un po' scalando tutti, esatto, quanti. Sono andati scalando. E quindi lui... adesso potrebbe addirittura con tu un dici, sorpasso portarsi prova? In seconda, ma... Tentarlo nuoce. Ultima, il tredicesimo giro, quando entriamo nel quattordicesimo... Walter Bartolini, che a questo punto comanda in solitaria, quando due giri fa ha abbandonato purtroppo Brugnone, sì, che stava studiando il anche il piazzamento, anche le curve da parte di Bartolini, capendo dove potesse sorpassarlo. Ci aspettavamo e ci avrebbe attesi sicuramente un finale emozionantissimo. Purtroppo uno dei grandi protagonisti ci ha abbandonato mentre siamo live con Cristini, che in questo momento è in sesta posizione alle spalle di Boccelli e Giglioli. Qui è la sfida imperversa. Ti chiedo anche, Andre, facendo anche un po' un compare sulle stock, Mozzacchioni otterrebbe quello che è un punteggio interessantissimo per lui, perché si lascia anche Bagana alle spalle e volerebbe anche lui verso i 50 punti. Ricordiamo che c'è sempre, come abbiamo detto inizio gara, questa differenza tra le stock e le open. Sai, la differenza sostanziale è anche sui pneumatici, certo, perché la stock Bartolini completato il quattordicesimo, ci troviamo all'ingresso del quindicesimo. Mi sembra che per Bartolini la sfida sia praticamente terminata. Sì. Dicevo che le stock usano monogomma Dunlop, mentre le open hanno gomma libera. Quindi ecco, a differenza della moto, c'è anche questo particolare non da poco. Bartolini elegantissimo anche nell'affrontare le curve. Si vede comunque che ha un po' mollato, anche perché evidentemente non ha chissà quale record, deve chiedere nulla alla propria moto in quanto performante, tanto Malfatto che deve difendersi dagli attacchi, che però non sono ancora stati così incisivi da parte di Perri. A questo punto ti dico, arriviamo al sedicesimo giro e prova ad infilarlo lì? Sì, cioè se deve provarci lo deve fare adesso, se no non lo fa più. Cioè o lo fa adesso o non lo fa più. Ah, quindi dici probabilmente sarebbe meglio farlo prima piuttosto che aspettare dopo, mentre Bartolini ci soffermiamo con la nostra regia, con le immagini proprio su Walter che sta probabilmente per ultimare nell'ultima chicane. Entriamo quello che è il quindicesimo giro, entriamo nell'ultimo giro che probabilmente farà veramente con relativa tranquillità Walter Bartolini, che dovrebbe chiudere poi vincendo quella che è quest'unica gara, mentre Malfatto per Perri, e Perri adesso ci deve provare adesso. Forse lo prova ad infilare, no, perché ecco qui arrivo. Questa è una differenza abissale tra l'affrontare questa curva. Vedo proprio Malfatto che parte largo e che poi va a stringere, mentre Perri parte più metà, poi si allarga e la va a stringere dopo. Sì, che è più giusta la strada di Malfatto sicuramente a livello di tempo sul giro, anche perché poi riesce poi in uscita a guadagnare qualcosa, mentre siamo con Cristini, che in questo momento si trova sempre come raffronto in sesta posizione e non penso che riuscirà a sorpassare qualcun altro, anche perché vedo che davanti Boccelli la fa da padrone, Giglioli stessa maniera. Vediamo poi come termineranno, ancora con Walter Bartolini. Sì, siamo ormai alle ultime curve dalla fine per colui che probabilmente settimana prossima potrebbe laurearsi. Non mi ha detto ieri di non dire campione mondiale, mamma mia, quante. Però potrebbe vincere la sua categoria, evidentemente. Assolutamente, intanto si porta a casa questa bellissima vittoria. Walter Bartolini vince, taglia il traguardo in prima posizione. Peccato per Brugnone, vediamo dietro Malfatto e Perri. Malfatto secondo, Perri terzo, sgasano, impennano. Sono comunque tutti e due soddisfatti. La quarta e la quinta piazza, chi con se Boccelli, la gioca? Boccelli quarto, penso, No, sai, sì, è Boccelli quarto. E quinto c'è Giglioli, poi Cristini da solo, D'Ambrosio, via tutti quanti gli altri, Mozzacchioni, Mancuso, Orofino. A questo punto, Andrea, abbiamo definito le prime tre posizioni, Bartolini, Malfatto e Perri. Diamo
la linea ai ragazzi nel paddock, nel porte chiuse, nel circuito chiuso per il podio, e poi noi ci risentiamo per un commento finale alla gara. 2 secondi con Gabriele Perre, riusciamo a chiedergli com'è andata? Molto bene, abbiamo fatto degli ottimi tempi, abbiamo avuto ancora un po' di dolore alla mano, però abbiamo tenuto, dai. Ce l'hai fatta, sì, bravo, bravo, complimenti. Mi piaceva fare un secondo, ma va bene così. Dai, grazie, ciao, ciao. Con Luca Malfatto, grande risultato. Ciao Luca, com'è andata? Stavolta frena la moto. Bene, sono contento. Sono contento perché abbiamo fatto una bella gara, mi dispiace per Christian Brugnone che non so, ha avuto un problema e quindi sono arrivato secondo, se no ero terzo dietro lui, cioè con lui, però sono contento perché la moto funzionava bene, frenava bene, le sospensioni loro sono spettacolari, bello, bene, sono contento. Grande Luca, grazie. Ciao. 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 Grandi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Tutti e due insieme, com'è? Sì. Ah, stiamo insieme, sia nelle cadute. Vai, vai. No, è stato bello, dai, un po' dalla bozza stamattina, avevo un po' la schiena che nelle esce i cambi. Un po' acciaccati, ma un po' acciaccati, però da anziani andiamo forte. Resistiamo. Cioè, sì. Beh, del resto mi sembra che in due fate più di 60 anni, giusto? In due. No, dentro io ho ancora 17 anni, te? Io sono ancora. Ma io forse 18, dai. C'è lui per mangiare la differenza. Grandi entrambi. Però andati bene, dai. Grazie, scusa ragazzi, stamattina. Grazie. Vediamo un attimo che succede. Che dice? Con Christian Brugnone, volevamo sapere cosa è successo, Christian. Mentre mancavano 6 giri, esco dalla S dietro Bartolini, lo stavo studiando per vedere i giri finali, dove riuscirò a passare, la moto di colpo si è ammutolita, si è spenta. Morta non c'è, morta, non c'è stato più verso di... Ho provato a toccare quello che non sapevo neanche cosa toccare in quel momento, ma... Certo, indagherete purtroppo. Va bene. È stata proprio una sfortuna, proprio è passato, ma ho visto che riuscivo a tenerlo, ho respirato e ho detto gli ultimi 3 giri cerchiamo di andare davanti e niente, nulla. È andata qui, sarà per la prossima, grazie Cristian. Grazie a voi. Lui è Pino Vocaturi, sta parlando con i commissari tecnici. Sono uscito fuori prima che andassi in ebollizione, che rovinavo la gara agli altri, no? Ho visto che la temperatura è andata su e sono uscito, mi sono ritirato, cos'era? Il terzo giro forse, il terzo o il quarto. Ma stavi spiegando ai commissari tecnici? Mi hanno detto come mai ho perso l'acqua, gli ho detto è andata su di temperatura questa. Ducati è così, fa caldo, ho tolto il radiatore grosso perché pensavo che sto weekend non ce n'era bisogno, invece sembra agosto. Beh, sei stato corretto a decidere di mollare. Sì, no, vado a rovinare, cioè faccio cadere la gente, no? Boh, ho detto mi ritiro e via. Eccoci qua di ritorno dal parco chiuso, abbiamo sentito le interviste con Milo, facendo un po' il riassunto abbiamo sentito che Perry ha chiuso in terza posizione. Andre, bella gara con qualche acciacco, ma bene. Sì, assolutamente molto bene. Molto contento Malfatto, ecco, e qui Malfatto fa riferimento a quello che dicevi tu, mi spiace molto essere arrivato comunque secondo nonostante la caduta di Brugnone, perché avrei voluto giocarmela piuttosto in gara e arrivare piuttosto terzo. Molto dispiacere per la caduta di Brugnone. Sì, ma poi per il problema, per il problema, sì, non è caduto in realtà. Quello che ti dicevo prima, sai, poi dispiace perché è sempre meglio giocarsela in pista, dai. Ha parlato di sfortuna Brugnone, infatti, Andrea, ha detto sì. Non ho capito, non mi capacito di quello che sia successo, cercheremo di capirlo col box. Stessa cosa con Vocaturi, che stava facendo anche un controllo incrociato per capire i problemi della moto. Esatto, e intanto faranno il controllo, però purtroppo la gara. Appuntamento, Andre, a Cervesina? Appuntamento 10-11, giusto? A Cervesina. Per ragazzi, l'ultimo round. Noi vi aspettiamo, anche perché lì si decide tutto. Bartolini, 50 punti, parte da naturale favorito e potrebbe chiudere la pratica già in gara 1. Ah sì. A Cervesina, ciao ragazzi! Ciao.